mancava da Trieste dal 2010 l'Otello di Verdi, che ieri ha inaugurato con grande successo la nuova stagione lirica. Un teatro Verdi affollatissimo per la prima, a livelli da pre-pandemia, ha salutato l'atteso ritorno del maestro Daniel Oren, che iniziò la carriera artistica proprio a Trieste. E sul podio Oren si è confermato direttore attento all'accompagnamento vocale dei cantanti e dell'orchestra della Fondazione in stato di grazia, in linea con la regia d'impronta minimalista e tradizionale di Giulio Ciabatti, che ha curato anche il progetto scenico, un ampio spazio delimitato da colonne con una pedana al centro sulla quale si svolge l'azione, valorizzata dalle luci di fiammetta Baldiserre. A interpretare un Otello tormentato il tenore armeno Arsen Sogomonian, che ha convinto il pubblico in una parte non facile, al pari del baritono russo Roman Burdenko nei panni di Iago. Spontanea ed espressiva la Desdemona della soprano Lianna Arutonian, anche lei di origine armena. Apprezzata la sobrietà dei costumi di Margherita Platè. Al termine lunghi applausi per tutta la compagnia, più volte richiamata al proscenio. Repliche fino al 15 novembre.